Tornano le processioni tra la gente dopo la sospensione. Questa mattina l'annuncio del vescovo Monsignor Giuseppe Giudice, che ha incontrato i giornalisti per il consueto appuntamento con gli operatori dell'informazione. Al centro dell'incontro l'importanza del linguaggio. Siate sempre operatori di pace attraverso le parole ed attraverso le immagini. Così il vescovo Giudice, dopo anche un periodo di silenzio che ha attraversato. Ho voluto un attimo di pausa, ha spiegato, perché a volte bisogna anche fermarsi. Parole delicate ma determinate che seguono quello che è stato un anno sicuramente non facile per nessuno, attraversato anche da tanti momenti di tensione. Dalle polemiche che hanno fatto rumore sulla sospensione delle processioni, ma soprattutto un anno in cui si è continuato a lottare duramente contro il Covid, contro la grave crisi economica, si è messo in piedi anche una rete importante di aiuti per la povertà che ha colpito tante famiglie, i problemi legati al lavoro, la guerra con le sue barbarie. Il valore dunque delle parole per raccontare anche fatti terribili e tragedie, il valore della comunicazione e dell'informazione. Ed un Natale che arriva certamente per essere sempre più solidarietà, condivisione ed anche un momento di riflessione per tutti. L'importanza del linguaggio, l'importanza delle parole e delle immagini, lei ha focalizzato proprio su questo. Tra l'altro lei è da sempre vicino alla nostra categoria. Sì, io sono sempre contento di incontrare i giornalisti, quelli professionali, poi ci sono anche quelli che cominciano ad imparare. Però è molto importante perché noi siamo in un contesto di tante guerre, pandemie, difficoltà. Le parole usate bene possono essere parole di pace, ma possono essere anche delle bombe, possono essere anche parole di guerra, anche le immagini. È importante un'immagine che noi veicoliamo perché abbiamo bisogno di immagini che danno speranza, che ci fanno riprendere, anche quando sono forti, ma mai dovrebbero calpestare l'uomo, la persona, le situazioni o prendere in giro altri. Quindi essere giornalisti come veri operatori e artigiani di pace. Nel corso dell'incontro il vescovo Giudice ha ripercorso quanto accaduto quest'anno in alcuni momenti legati proprio alla sospensione delle processioni, alle tensioni anche dure, che però non lo hanno scalfito. Non mi sono sentito solo, ha detto, sostenuto profondamente dalla preghiera. Io quello che mi ha lasciato un perplesso, diciamo con un po' di tristezza, i fischi non li ho presi verso di me, ma verso la Madonna per me, verso una tradizione. Questo a me mi ha colpito, perché non potevo proprio fischiare. Non è che sono andato avanti lo stesso, non male, perché appena aspettavo che scendessi dal palco. Non si agisce così, non si può, non è molto a pagare. Quello non era a pagare. Però capite che non si può, noi abbiamo dato l'immagine a tutta l'Italia, tutti i vicini di tutta l'Italia.